Ciao a tutti, oggi un nuovo episodio del nostro peregrinare sui Colli Ugani. Ecco, siamo felici di presentarvi oggi una nuova salita, un itinerario molto bello ed è un itinerario particolarmente azzeccato proprio nella stagione che stiamo vivendo, cioè la primavera. Ci sono moltissime fioriture, le vedremo anche lungo il percorso e quindi l'atmosfera è bellissima. Oggi c'è un tempo un po' misto, abbastanza fresco, che favorisce comunque la camminata, e però c'è anche un po' di cielo azzurro, quindi direi ideale per il momento. Ecco, siamo nella zona di Val San Zibio, quindi anche abbastanza vicini ad Arquà Petrarca, e saliremo il monte proprio sopra la nota cittadina di Arquà Petrarca, che è il monte Ventolone. Una nota interessante è che sembra, secondo la storia, che proprio il monte Ventolone viene designato, grazie a un racconto di Francesco Petrarca, come l'inizio dell'alpinismo, perché si racconta nel 300 di questa prima salita a scopo semplicemente ludico, contemplativo, di questo monte, il monte Ventolone. E quindi questa camminata del grande Petrarca su questo monte è proprio il segna in qualche maniera l'inizio di questa pratica che è l'alpinismo, l'escursionismo, eccetera. Come si vede, questo luogo è molto ricco di ulivi, infatti qui siamo vicini a un noto frantoio della zona, il frantoio I Colli del Poeta. Ecco, qui ha inizio il percorso, il sentiero vero e proprio. Passiamo a fianco a queste case e poi inizia il sentiero che sale e attraversa tutto il versante nord del monte Ventolone, fino a portarsi poi nel versante prima est e poi sud. E nel versante sud, naturalmente, il sentiero pian piano cala verso il paese di Arquà Petrarca. L'inizio del sentiero che porterà fino al bivio del Monte Piccolo, altro monte sopra al paese di Arquà Petrarca. Lascia stare gli odori, via, 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 via. Questa è una quercia che ha appena messo le foglie nuove. Guarda che roba, bellissimo. Oggi non è un giorno qualunque e tutta questa primavera, questa meraviglia
che state vedendo anche voi in queste immagini non può non ricollegarci a quello che stiamo vivendo in questo giorno. È sabato santo, stiamo attendendo il momento radioso della Pasqua e c'è questa atmosfera così sospesa, è una sospensione piena di meditazione, piena anche di amore, ricordando anche Gesù che si è immolato nella croce come un agnello innocente, è stato malmenato e torturato e poi messo a morte nel peggiore dei modi. Ma tutte queste riflessioni che abbiamo vissuto ieri nel Venerdì Santo oggi si trasformano in un'attesa davvero, davvero piena di emozioni e piena di meditazione, come dicevo. Ecco, quindi viviamo anche questa primavera, questi fiori, questa rinascita, con un pensiero alla resurrezione che tra poco ricorderemo nel suo splendore e cercheremo di vivere. Bibbio, ecco, noi prendiamo qui a sinistra. Ecco, da qui adesso ci spostiamo decisamente verso sud e lasciamo quindi il versante est che abbiamo percorso quasi interamente. Oggi c'è una grande calma, è molto bello, c'è questa luce, come vedete, molto intensa. Stiamo salendo sul Monte Ventolone, ci sono delle piante molto grandi, molto interessanti, è una zona di pini. Eccoci qua in uscita sulla strada del Monte Ventolone. Vabbè.
ed ecco la cima del Monte Ventolone. Naturalmente, come capita ormai su tutti i colli più alti, occupata da queste terribili antenne di vario genere. Quindi qui purtroppo non si passa oltre, prendiamo un sentierino a lato che ci permette di circumnavigare questa zona. Comunque questa è la cima. Lascia che corra un pochino. Vai mu. Albero gigantesco che è caduto. Ecco, quello che si vede nello sfondo, in fondo lì, è il Monte Fasolo con la sua conformazione molto particolare che assomiglia tantissimo al terreno della Toscana. Un territorio molto bello lassù, con vigneti, uliveti e la fattoria del Monte Fasolo che produce ottimi vini. Ecco, stiamo scendendo velocemente in questo sentierino molto molto ripido e anche un po' scivoloso, che ci porta pian pianino verso il Mottolone, la zona del Mottolone. Ecco qua, adesso da qui si gode molto bene la vista sul Monte Fasolo. Di fronte al Monte Fasolo e in vista della pianura e del paese di Calzignano, adesso scendiamo verso Valsanzibio, dove c'è la famosa villa settecentesca con il conosciuto labirinto. Ecco, adesso questo sentierino scende un po' alla volta e lungamente fino alla villa di Valsanzibio. Thank you.
No, è bellissimo, come ambiente è pazzesco, guarda che bella visione che c'è qua. Abbiamo appena terminato questa discesa veramente impegnativa, molto molto scivolosa a causa questa grande siccità, non piove da troppo tempo e il sentiero estremamente ripido, in più lisciato anche dai passaggi delle mountain bike che fanno le gare. È veramente molto molto impegnativo e anche pericoloso, direi. Comunque abbiamo terminato, adesso siamo nel fondo di questo piccolo canyon in mezzo ai colli di Valsanzibio e proseguiamo adesso molto più facilmente verso la valletta di Valsanzibio. Eccoci ormai quasi arrivati alla valletta che poi ci farà trovare la strada per il ritorno all'automobile. Questa bellissima valletta selvaggia si conclude con questi frutteti molto belli che in questo momento sono tutti fioriti. Questo è il punto esatto in cui si chiude l'anello. Siamo partiti esattamente da qui. Ed eccoci finalmente sulla strada. Nello sfondo si vede il Monte Ceva, i colli del Monte Ceva Ferro di Cavallo, oggetto del video precedente che vi ho mostrato tempo fa. Al termine di questa bellissima escursione vi saluto tutti caramente, vi faccio tantissimi auguri per la Pasqua ormai imminente e quindi un grande abbraccio a tutti, spero che vi sia piaciuto. Siamo immersi in questo tempo difficilissimo, ma davvero voglio augurare a tutti di poter vivere questa Pasqua nel migliore dei modi. Vorrei che ognuno di noi potesse ritrovare in questa Pasqua il desiderio di rinascere, il desiderio di rinnovarsi. Vorrei che potessimo lenire le nostre ferite, ognuno ha le sue, e però poter godere sempre della bellezza della vita in ogni istante. E soprattutto di questo dono immenso che Gesù ci ha fatto con la sua morte, con la sua resurrezione, che non è uno scherzetto da poco. Ciao a tutti, un grande abbraccio.